Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi? No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello come è entrato qui. E chi diamine è, Beren? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Il Fimbulwinter non è stato clemente con la nostra ragazza. Da qui! Ha bisogno di un po' di amore nanico. Ho perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Però un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronto. Che ti serve? È bellissimo qui, Sindri. L'hai costruito da solo. Serve qualcosa di speciale? Niente rimborsi. Guarda!
Il posto è di tuo gradimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai? Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada! Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? Atreus. Bene, ci vediamo là fuori, Sindri. Sentite. Ci servono solo il Bifrost e la testa. Però, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è piacevole! Il segnale, presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto, devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimi dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo. Possiamo usare questa parte, se riesco a liberarla. Attento. Perché sono così veloci? Nesta!
Altri abietti, a sinistra! Vedo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra un manufatto risalente alla resistenza nanica. Bracciale di Raedmar, padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Brock potrebbe essere interessato a riaverli, meglio nelle sue mani che in giro. Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui? È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. A sinistra! Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Wow! Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale, ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere, il terreno non può che essere un po' instabile. Oh, wow! L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi, gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi.
occhio! Lista! In arrivo, da dietro! Quei cosi sono buoni. Hanno coperto quei gai. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva là. Sì, la ruota si muove e il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come i nani. Alla barca. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. E quindi, Atreus, vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Io cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Sembra che per arrivare a Nidavellir dovremmo aprire quel cancello. Fratello, guarda, quella schifosa canaglia è rispuntata dal terreno. C'è una catena da tirare. Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Il blocco sta scendendo. Altro. C'è altro che possiamo colpire. Riesci a vedere qualcosa da lì? Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potessi dirmi qualcosa sull'Otto. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche come era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente.
Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Il terremoto di prima. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Atreus, guarda. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ehi, nani! Oh, stanno fuggendo. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Ehi, possiamo parlarvi per un... Non vogliamo guai, per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Sindri! Ciao! Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi in azione. Tieni. Oh, mira quella porta laggiù, ma prima di lanciare, di Schialfa. 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 Ah! Beh, non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature di Nidavellir. Come facevo a sapere che erano lì? Schialfa! Ok, allora, duro. Sindri, sai dove si trova la taverna? Atreus, di qua. Buona fortuna. Sembra che siano tutti nascosti a causa nostra. I forestieri non sono i benvenuti. Immagino che quell'enorme statua di Odino c'entri qualcosa. Beh, anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Non ci sono guardie in pattuglia. Noi non siamo una minaccia. Perché nascondersi? Resisti e diventerai un esempio per tenere gli altri in riga. L'autoconservazione...
ha l'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene. Sarà lui. Ehi là, fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Oh, siamo noi, credo. Beh, se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Venite. Ci sarà una barca qui. Secondo Sindri, Durlin era una specie di capo della rivolta. Non sembra però che abbia molti seguaci. Era, è la parola chiave qui, piccoletto. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Mimir, perché i nani ti odiano? Nella baia, oltre la galleria, ho aiutato a costruire degli impianti di estrazione. Cosa intendi? Sono un mio errore, ormai da molto tempo. Se avessi un po' di tempo, vorrei che li spegnessimo. Apprezzerei davvero molto se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago, sulla destra. Si vedono le ciminiere da qui. Ma se non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Dunque, dove andiamo? Quindi andiamo da Durlin? Ha senso. Gli impianti possiamo sempre esplorarli dopo. Questo è l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. Stiamo cercando Durlin. Avete un appuntamento? No. Perché si viene per appuntamento qui? Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Estrid? Stiamo cercando un prigioniero di Odino. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai...
Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Cena e io ci siamo chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Fei è morta. Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Aspettate, fermi. Prendi questa. Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa marcia. 2 demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Pagate con comodo, ok? Fuori subito dal mio ufficio. Ciao. Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava cena? Ah, certo. Grazie, credo. Ehi, non è una sanzione. Non ora. Ci sono dei nemici. Schiappa! Fratello, quel Grimm ha trovato un trespolo! Dietro di te! A destra! È stordito! Prendilo! Ben fatto! Di Alba! Ok, dicevo. Penso che Durlin abbia scritto delle indicazioni. Il nano ci ha dato una mappa. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah. Tyr! Durlin ci ha aiutato. Non tutti usano le armi per combattere. Heimdall,
nome che facevo a meno di risentire. L'hai appena detto tu, a voce alta. Durlin, non gli serviva dirlo, fratello, l'aveva scritto in faccia. Cioè, beh, scritto col fuoco, in realtà, sulla testa. Col fuoco sulla testa di Durlin? Ribellioni fallite spesso prevedono punizioni rapide e durature. È un capitano di Odino? Sì, e possiede anche il Gjallarhorn. Un vero credente, quel tipo. Poche cose sono più pericolose di un uomo che non ha dubbi. Siamo arrivati, direi. Forza! Di qua. Vedo un altro vagone. Cerchiamo un modo per arrivarci. Forse trovare Tyr è la cosa migliore. Sembra che Odino non volesse farcelo trovare. Quando Tyr sarà libero e potrà tornare a essere il dio della guerra, Odino non avrà tempo di pensare a noi. Se è la sua guerra, forse lo farà. Wow, è un Drekki quello. Cos'è successo qui? Attenzione. Penso sia morto. Sì, decisamente morto. Mi chiedevo se... Padre, Atreus! Attento! Schiappa! La coda! Attento! Schiaffa! Atreus! Pronto! Insieme! Quello era grosso. Stai allerta, potrebbero essercene altri. Pensi che sia stato il Drekki a uccidere il primo? In tal caso, è per quello che sono morti entrambi. Qua giù! Vedo una miniera. Deve essere quella di cui parlava Dur. Binari, la sua a sinistra. Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tyr nella sua guerra contro Tyr? La guerra non è l'unico modo. A terra! Gli abietti continuano a uscire dalla colonna. Sembra un nido. Sembra che dovremmo rimetterlo sui binari. Wow, quest'affare è piccolo. Ok, andiamo a sinistra. Intendevo la mia sinistra. Continua. Ci siamo quasi, un po' più a sinistra. Così è troppo. Mimir, digli di andare a sinistra. Ci siamo quasi. Un po' più a sinistra. Sì, così. Ecco, ci risiamo. Kraken ti ha dato una pietra.
Kraken. Ah, dici cena. Sì, è ricoperta di alghe. Pensavo che potremmo mostrarla a Brock e Sindri quando torniamo. Tieni. Ok, siamo venuti a cercare Tyr perché non ci fidiamo di Odino, no? Se ci pensi bene, la guerra potrebbe... Oh oh! A sinistra! A destra! Dimmi qua! Atreus, cerca un freno per fermare il vagone. Ci sarà pure una leva. Trovata! Il freno è bloccato! Riprovaci, fratellino! Padre! Fermalo, ora! Alzati! Padre! Un trono! Non posso credere che siamo sul serio! Dietro, fratello! È stato assurdo. Tutto. Puoi dirlo forte, fratellino.